abitati per tutto il vasto del Regno di Napoli. Noi ci occupiamo di ripristino di verità storica, non revisionismo, perché poi sul revisionismo se ne dicono tante. Invece ripristino di verità storica che guarda soltanto attraverso un recupero di documenti d'archivio. I professori qui sanno cosa vuol dire lavorare negli archivi ed è cosa molto importante. Ma il nostro ripristino è anche il recupero delle tradizioni, della cultura. Ecco perché sono venuto quest'anno alla vostra bellissima Madonna di Costantinopoli, perché sapevo di questa tradizione e sono venuto a vedere come funzionava e ho capito tantissime cose. Lo facciamo nel mondo della cultura a 360 gradi, nel mondo dell'agricoltura, della tradizione contadina, religiosa. Abbiamo fatto parecchi convegni su San Tommaso d'Aquino, il professor Di Mieri spesso ci segue e abbiamo presentato personaggi come Nicola Fergola, Colangelo, che alle vostre orecchie non dicono nulla, però hanno scritto pagine importanti del nostro territorio. Giuseppina ha capito subito l'importanza di questa serata e Rosy ha fatto il ponte con Giuseppina e siamo qui quest'oggi. Quindi noi abbiamo fatto questo testo, non siamo una casa editrice, infatti siamo così poco lungimiranti imprenditoriali che siamo andati ad Andrea, oggi qui con il relatore Riccardo, con cui abbiamo fatto questo libro, l'associazione, venendo macchine, quindi potete immaginare noi che impegno abbiamo nel curare le spese. Questo è un libro molto molto importante perché parla di una pagina di storia estremamente fondamentale per la nostra quotidianità. Parliamo del 1799. Il 1799 è un vero e proprio scontro di civiltà fra un vecchio mondo che non voleva assolutamente morire e un nuovo mondo che voleva soltanto appropriarsi il potere assoluto. Il 99 è molto più importante dal mio punto di vista, dell'89 la rivoluzione francese, perché qui c'era la tradizione cattolica molto molto diciamo impregnata nel nostro tessuto sociale quotidiano, che era radici antiche. San Pietro è sbarcato da noi per andare a edificare la chiesa di Roma, quindi qui c'era proprio la fusione tra il mitos e il logos, quindi è stato molto molto importante questo per le nostre terre. Però adesso, prima di continuare, voglio soltanto farvi vedere due brevi video sulla bandiera. Noi ci siamo, con la Rivoluzione Francese, Liberté, Égalité, Fraternité, libero pensiero sul vecchio che andava tolto. Vedete questo video e poi vi commento. La bandiera, la Rivoluzione Francese, noi conosciamo tutte le belle storielle, però l'altra parte della medaglia, cioè quella di una feroce guerra interna e guerra civile, non se ne parla. Ci fu una parte della Francia che non volle assolutamente accettare il nuovo che avanzava e c'è stata una guerra fratricida fra fratelli, tra Caino e Abele, quello che poi è venuto anche da noi, ne parleremo dopo. Qui si parla di 200.000, 300.000 morti, questi erano estremamente legati alla Chiesa di Roma e non volevano assolutamente accettare. Ecco Fernando Riccardi che viene da Cassino. Fernando Riccardi è l'autore del saggio introduttivo di questo testo. Signori, qui oggi vedrete che il direttore della rivoluzione francese è stato nella storia la prima, si è avverata una cosa importantissima: nella prima volta nella storia un parlamento, un direttorio ha legiferato un genocidio di Stato. Questa è la legislazione di quello che accade.